Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dopo tanto tempo. Sono in compagnia di Ciro, che è triste, siamo tutti un po' tristi. Però c'è una cosa bella da dire: è passato un anno esatto dalla riapertura di Wuhan l'anno scorso. Tra l'altro Ciro si è fatta tutta la pandemia qua, non se l'è fatta in Italia come ho fatto io, e quindi lui sa che cosa vuol dire farsi una pandemia in Cina. Comunque la situazione qui è perfetta, non ci sono casi, l'intero paese è sotto controllo, i vaccini vengono fatti regolarmente. Ovviamente fare i vaccini senza positivi è molto più facile farli con i positivi a piede libero. Stiamo andando a mangiare lo street food. Stiamo andando nella zona principale per quanto riguarda lo street food a Shenyang. Cosa importantissima di oggi: andremo a spendere 100 yuan in street food. Però per prima cosa inizio con una birra, ok? Ci sta. Ok, abbiamo pagato due birre, lao shui, birre tipiche di Shenyang, 4 yuan l'una, quindi 8 yuan sono circa un euro. Hai appena fatto i controlli del QR code? Tutto a posto. Ok, siamo qui, siamo entrati. Allora, è un posto incredibile, pieno a tappo di street food. Ok, cosa mangiamo, Ciro? Quello che offre lo street food. Ni hao, su rou duo shao qian? Su rou da 20, ji you shi wu. Questo è pollo. Il pollo sembra ben accetto. Io, Gilio. Gilio. Tiene, paga Ciro. Allora, una porzione di pollo fritto circa 2 euro, 15 yuan. Buono! Buono! Molto buono! 2 kg di pollo, 2 euro! Ciò dopo. Questa bottiglia sembrerebbe una birra, è la Dai Bai Li, che è la bibita più famosa di Shenyang. È una bibita a gusto di pera. Allora, qui abbiamo l'intestino. Qua abbiamo l'intestino di Niu Rou, quindi di vitello, e qua di montone. Ah, buon. Quale scegli tu? Dai, Yang. Yang Du. Kiefer. Ciao. Quindi
circa 2 euro. C'è intestino, salsa di arachidi, tanto peperoncino richiesto da noi, funghi particolari e forse una verdura che sono zinzai o zionzai, non lo so, ma non ce ne frega niente delle verdure a noi. Abbiamo ancora 60 yuan, circa 7 euro. Allora continuiamo il giro, vediamo cosa possiamo mangiare ora. Gli spiedini giganti, giro. Abbiamo preso due spiedini giganti, uno 10 yen, quindi 2 20 yen, sono circa 2,50 euro, 3 euro forse. Sì, sì. Ce l'ho fatto lo sconto di 5 yuan. Vedete, tra l'altro dietro mettono i tavolini così si può mangiare. È fighissimo questo. Vai, ci assaggiamo su spedire. Spedino di montone gigante, c'è una parte di carne e una parte di grasso, una parte di carne e una parte di grasso. Qua c'è il kebab, riso con kebab 13 yuan, non si vede. Dai, giro, ordina un po' di queste patate qua. I fer do shouxian. Shouxian. La i fer. In media sono patate fritte condite con varie tiao liao, quindi. Ho scoperto che questa salsa qua, questa qui al centro, è una salsa misteriosa. E che non ci vuoi dire che cos'è, quindi va bene. Cipolla, coriandolo, salsa misteriosa e peperoncino. Shalajian, tu vuoi poi a me? Oh, ci vuole fare una foto sulla famiglia. Hey!
sto a Meitan, qua c'è un negozio cinese. Questi qua sono reni di montone. Ora guardate la fila che c'è in Cina per mangiarsi il tofu puzzolente, guardate qua. Ogni giorno, in ogni parte della città è così. Ecco il mio preferito, Ciro. Ciao Menzo. Oh, ni hao, ciao Menzo, do shou qian. Yi fei do shou qian. Shi kuai ma? Bu yao tu doni. Come già come mezzo. Guarda. Ciro, Ciro. Ah, sì, sì. All'HCCP. Sembra di mangiare grasso, ma non è grasso. Non è grasso, non è carne. È buono, è molto buono. Allora, ho fatto aggiungere un po' di coriandolo, di salsa di soia, di aceto. Tanti ricordi. Ne ho mangiati i migliori, però molto buoni. Mao Dan. Sì. Quelle specie di uova che avete appena visto non sono semplici uova. Sono uova con il pulcino dentro, non proprio sviluppato, cucinate su quella piastra. Preferirei assaggiare la carne di canna piuttosto che queste uova. Ah, ma offri tu? Sì. Dai, Liang. Due là. Dai, due idea. Sì, sì. Bye bye. Vai Ciro. Se ci infiliamo da questa parte. Abbiamo un mercatino. Attenzione, Ciro. Qua c'è uno che in pratica guarda cosa fa. In pratica questo qui è un gioco, se ti mangi in 100 secondi un foglio di tofu, vinci un pupazzo. Dove? Minchia, lo sto facendo, lo fa. Lo fa. Ma è impossibile, qui il Covid non c'è veramente, perché l'hanno toccato tutti. La sofferenza nel suo sguardo. Là dentro già c'è la carne. La
capito? Beh. Guarda com'è il forno, guarda che forno. È molto caratteristica questa cosa. Ma visto? Lo appoggio sulla parete, dai ziambi. Jesse, woman, the man. Sì, sì, ah, fai giungere insieme. Sì, sì. E lo stai mangiando il giorno prima di... In tutto questo ne abbiamo pagato uno di riso in due, 8 yen, circa 1,10 euro, 1 euro. Allora, abbiamo le ultime cartucce, io direi di andare di... Colombia. Certo, è un colamento molto piccolo, perché c'è solo una sfoglia e sono nuovo. Praticamente la stagione di Shiane con le 6 yen, con il brustolo, che a me purtroppo invece perché è troppo dolce, fanno un colamento gigante. Però l'abilità c'è, guardate qui che maestria. Sì. Allora, faccio un primo assaggio allora, ragazzi. Un po' di bacon. No, mangia, mangia, io ho mangiato un sacco. Qua stanno chiudendo tutto comunque, no? Com'è andata questa esperienza? Abbiamo speso 99 yuan, eh? 99 più tu, più il tuo regalo di 26 yuan del panino con... quello una parte. Stasera abbiamo fatto una botta calorica come ogni giorno. E adesso si va alla sauna. Questo te lo regalo a te, visto che tra un poco... Allora, abbiamo appena finito, ci stiamo incamminando verso i locali di Giovanni. Stiamo lasciando questo posto meraviglioso. Che stai facendo? Quei movimenti? E che sei Geppetto? Sono stanco, voglio riposare. Ciao. Una ringa finale, com'è stata questa esperienza di 100 yuan, anzi 99 yuan, nella strada dello street food di Cheyenne? Fantastico, da provare. Sono sazio e molto molto soddisfatto. Allora, io vi saluto, grazie per aver visto questo video, ci siamo impegnati un sacco, tante persone ci hanno guardato male, tante persone ci hanno fatto le foto, tante persone hanno gridato la Hawaii. In questo poco di anni ci ho mangiato, una sera. E niente. Ovviamente anche qua spiedini.
qua c'è il camion per i rifiuti. Allora ragazzuoli, un saluto, ciao Ciro, addio. Tornerò se gli altri. Oh, allora ragazzi andiamo, prendete il taxi, chiama il taxi.